Siamo con Francesco Damiani al termine della prima serata delle World Series of Boxing qui a Milano, una grande vittoria, sofferta in alcuni tratti anche per qualche risultato discutibile, però un'ottima prestazione dei nostri ragazzi. Beh, devo dire pienamente, hai pienamente ragione, è stato due dei bellissimi incontri, anche Suarez, Clemente Russo ha chiuso, ci ha dato la vittoria sicura con un bellissimo match, quindi ancora una volta imbattuto, c'è da recriminare un po' su Piccardi, insomma questo arbitro che all'inizio vedeva altre cose, però accettiamo tutto, il 3-2 va bene, l'importante è rincamerare i tre punti, ma con questa vittoria di stasera e questa serata di stasera ti sta a dimostrare che è veramente dura quest'anno perché tutti i club sono agguerriti. Una bella sorpresa per il pubblico di Milano, questo Filippino Suarez che avete proposto tirandolo fuori dal cilindro con una piccola magia, il pubblico l'ha apprezzato da subito. Ma certamente, c'erano tantissimi suoi coetanei, filippini, c'era un sacco di gente, quindi è stata una bella... è bello anche vedere un match tra virgolette molto bello come il suo, contorneato da tanti tifosi che urlavano e sbandiravano con la bandiera delle Filippine. È stato bello, sono stato contento, il ragazzo anche per me era una novità perché non l'avevo visto l'anno scorso a Mumbai e quindi è stata una novità, mi è piaciuto, un ragazzo interessante, può migliorare, quindi bene questa vittoria. Ora per l'Inghilterra cosa ci dice? Poi adesso andiamo nella Tana del Leone perché l'Inghilterra ha vinto in America 4-1 un giorno fa, ieri, e i migliori li ha tenuti per noi. Quindi andremo là, anche noi abbiamo le nostre punte, abbiamo Tavares, il francese, ci sarà Stankovic, il leggero, ci sarà due novità, i professionisti Limone e Modugno, campione italiano di professionisti, e negli 85 Imre il Bo. Andiamo con una bella squadra, certo sarà dura perché, ripeto, tutte le squadre si sono molto rafforzate, hanno preso questa sfida delle World Series con grande impegno, sarà dura, però ce la giochiamo. Noi ci siamo, certo, bene, sicuramente. Grazie mille Francesco Damiani. Grazie a voi, ciao.